Oggi va molto di moda la piaggeria, cioè va di moda quel complimento più o meno sincero che è volto, mirato, ad ottenere qualcosa dalla persona a cui il complimento si fa. Un esempio classico è come ti sta bene quel vestito. Invece un'offesa mascherata diventa come ti sta bene quel vestito. Ogni volta che te lo vedo addosso, penso che ti stia sempre meglio. E quindi si dice alla persona che dovrebbe cambiarsi un pochino più spesso, magari. Piaggeria è cercare di ottenere, quindi blandendo con tecniche verbali di comunicazione il soggetto. C'è una materia in psicologia che insegna cosa dire, come dirlo e soprattutto con quale intonazione e quale ritmo, ed è la programmazione neurolinguistica, detta anche PNL. Grazie a questa materia noi sappiamo che, ad esempio, possiamo dire in tanti modi diversi ciao, come stai? Possiamo dare un tono enfatico, ciao, come stai? Possiamo dare un tono piatto per dire alla persona che non ci interessa, ciao, come stai? Oppure ancora dare un vero entusiasmo sincero, sincero fino a che possiamo diventare sinceri, del ciao, come stai? E quindi usare la parola, usare il tono, usare il ritmo per far sì che la persona di fronte a noi si convinca che ci piace maledettamente. È chiaro che la programmazione neurolinguistica possa andare molto bene anche per le coppie che di volta magari hanno dei piccoli dissapori, hanno dei problemi, non sanno parlare, non sanno dirsi le cose. Usare le tecniche della comunicazione non verbale o della comunicazione della PNL fa bene e fa bene alla coppia. Quindi, visto che oggi va tanto di moda cercare di ottenere qualsiasi cosa, nel momento in cui qualcuno vi dice: sai che sei veramente bello oggi, sai che hai un colore di occhi stupendo, sai che sei pettinato veramente bene, chiediamoci che cosa vuole il soggetto, chiediamoci se il suo tono è sincero, perché magari questo complimento è anche venuto dal cuore, ma chiediamoci: può ottenere qualcosa da noi se noi sentiamo nei suoi confronti una pulsione istintuale affettiva? Beh, non vorrei avervi depresso. Comunque, studiamo PNL, fa sempre bene.